Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Luigi e questa è Yerobby. Perché sono vestito così? Perché oggi andremo ad utilizzare degli acidi davvero molto pericolosi. Io forse ho esagerato, ma voi prestate davvero tanta attenzione. Oggi andremo a realizzare un video davvero singolare in quanto voglio estrarre l'oro presente sulle schede e sulle componenti elettroniche con un costo davvero irrisorio e in davvero pochissimo tempo. Andiamo quindi subito a guardare cosa utilizzeremo per questo video e come andremo a procedere. Bene, quindi l'oro che andremo ad estrarre oggi deriva principalmente da vecchi pezzi di computer. Queste per esempio sono delle schede video, queste delle schede RAM, appunto come potete vedere contengono qui delle placature in oro. Io mi sono portato già avanti a questo lavoro e quindi ho selezionato da vecchi componenti tutti questi pezzettini qui appunto ricoperti di oro. Inoltre per questo progetto andremo ad utilizzare acido muriatico, acqua ossigenata, due boccacce in vetro che appunto saranno le nostre provette di azione. Inoltre ci servirà un filtro da caffè o comunque un panno come questo appunto per utilizzarlo successivamente per filtrare il nostro oro e un misurino o appunto come me un altro boccaccio più piccolo. Ovviamente per realizzare questo progetto con questi reagenti chimici ci conviene realizzare il progetto completamente all'esterno utilizzando guanti e mascherina. Il processo per appunto staccare l'oro dalle nostre schede richiede da 1 a 4 ore e la miscela che andremo ad utilizzare per staccare l'oro dalle schede sarà 50% di acido muriatico e 50% di acqua ossigenata da 10 volumi. Quindi andiamo all'esterno e cominciamo appunto a realizzare il composto nel quale andremo a inserire tutti i nostri componenti, tutti i nostri pezzi che appunto contengono oro. Ho quindi inserito in questo boccaccio tutte le varie componenti appunto che contengono oro. Con il secondo boccaccio andrò quindi a misurare 50% di acido muriatico. E 50% di acqua ossigenata. Fatto questo, lasciamo quindi agire la nostra miscela da 1 a 4 ore. Bene, quindi dopo 4 ore il risultato dovrebbe essere più o meno questo. Come possiamo vedere, la nostra soluzione di acido muriatico e acqua ossigenata si è colorata perché appunto anche le nostre schede si saranno sciolte. Con delle pinzette, senza toccare assolutamente nulla, possiamo notare che anche le nostre schede appunto hanno perso tutti i contatti dorati che possedevano. Bene, quindi eliminati tutti i residui delle nostre schede dalla nostra soluzione di acido muriatico e acqua ossigenata, andiamo a prendere un altro contenitore con un filtro di caffè o con qualsiasi altro materiale che riesca a filtrare le nostre pagliuzze d'oro. Andiamo a realizzare un piccolo filtro nel quale andremo a versare la nostra miscela e solo le pagliuzze d'oro resteranno quindi in superficie, resteranno appunto filtrate e avremo oro puro. Bene, quindi ci siamo spostati all'interno e come potete vedere, una volta filtrato il tutto e fatto asciugare, otterremo oro purissimo. Oro purissimo a 18 carati. Stimati alla data di oggi, 24 febbraio, a 21 euro al grammo. Quindi per aver speso 1,20 euro per tutti i prodotti, davvero davvero molto soddisfatto.
Bene, quindi questo era il mio modo facile e veloce per estrarre oro dalle componenti elettroniche, da rifiuti e componenti di PC. Questo progetto è stato davvero realizzato a bassissimo costo, in quanto l'acqua ossigenata 250 ml l'ho pagata 60 centesimi e l'acido muriatico da un litro l'ho pagato 60 centesimi. Quindi abbiamo estratto quasi un grammo di oro puro a 18 carati con il costo di 1,20 euro. E quindi davvero un modo facilissimo per guadagnare soldi, ma allo stesso tempo dovete stare davvero molto attenti, in quanto l'acido muriatico è un acido davvero molto aggressivo e potrebbe bruciarvi anche con una sola goccia. Quindi davvero davvero prestate molta attenzione. Questo quindi era il progetto di oggi. Come al solito, se il video ti è piaciuto e hai trovato interessante questo progetto, lascia un bel like, iscriviti al canale, seguimi su tutti i social di cui trovi qui sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!